C'è ancora speranza oppure la sconfitta di ieri costringe il Parma alla rassegnazione? È questa la domanda che i tifosi, i crociati, si stanno facendo in queste ultime ore dopo la cocente sconfitta arrivata al Bentegodi nel posticipo del lunedì sera contro l'Hellas Verona. La classifica per il Parma è davvero disastrosa. La squadra di Mister Deversa perde altro terreno dalla zona salvezza e colleziona l'ennesima sconfitta di questa brutta, bruttissima stagione, la quinta nella gestione di Deversa fatta di 6 partite. Parleremo di questi aspetti e di molto altro, perché c'è stato un post-gara abbastanza incandescente con delle dichiarazioni che hanno lasciato il segno. Qualcuno ha anche paventato la possibilità di una così esonero di Deversa, o comunque la società che poteva valutare la posizione dell'allenatore crociato. Ne parleremo quest'oggi nel salotto di Parma Talk, giunto alla 22ª puntata stagionale. Vedete qui inquadrati i miei compagni di viaggio, gli special guest. Parto da lui, l'ex mister del Parma, nonché ex difensore per tantissimi anni, Luigi Apolloni. Bentornato, mister. È un piacere ritrovarlo sui nostri teleschermi. Lorenzo, buonasera a tutti. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Mister Apolloni, che fu peraltro il predecessore di Daversa in Serie C nella stagione 2016-2017, e oggi si ritrova qui a commentare i risultati negativi del Parma. Lo farà anche Max Ravanetti, opinionista, ma anche allenatore nel calcio dilettantistico, una voce importante. Lui ci potrà dare qualche spunto. Ciao Max, benvenuto finalmente a Parma Talk. Max forse si è bloccato, la connessione è un po' lenta a casa di Max, vediamo se lo recuperiamo per salutarlo. Nel frattempo saluto Antonio Boellis che Ciao. fedelmente si trova in redazione a Sport Parma. Ciao Antonio. Sì, Max ci ha mandato il suo fermo immagine, in Ah, realtà è ok. una montatura. Lo ringraziamo, un bel gesto. È imbalsamato. Iniziamo così la puntata con questa sagoma di Max che tra l'altro ci guarda anche in modo un po' inquietante, speriamo. Sì, esatto. È molto inquietante, no? Speriamo di recuperare adesso il collegamento con Max. Antonio, non appena ce l'avremo dalla regia, ci faranno un cenno. Intanto incominciamo con te, con Mister Apolloni, questa 22ª puntata di Parma Talk, che come sempre è in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Sport Parma, oltre che anche sul sito di Sport Parma e sul sito stadiotardini.it che amichevolmente ci ospita. I nostri tifosi ovviamente potranno scriverci in diretta e fare le domande che vorranno a Mister Apolloni, che è a disposizione per questa oretta e qualcosa di più di diretta. Allora, partiamo Antonio direi dal mister per Certo. galanteria. Mister, ho fatto una domanda in apertura di trasmissione. C'è ancora speranza per questo Parma? Ma guarda, finché io sono dell'idea che finché la matematica non condanna una squadra, è giusto continuare a lottare per rispetto, per rispetto della maglia che indossi, per il rispetto di chi ama il Parma Calcio, per rispetto anche del lavoro che uno fa. È chiaro che si sperava, ecco, si sperava che le cose cambiassero velocemente. Purtroppo il Parma così ha preso questo trend non positivo, però ripeto, c'è ancora possibilità, anche perché poi distano pochi punti, ecco, basta una vittoria che poi può cambiare tutto. Nel calcio purtroppo quello che conta è il risultato che è pieno. In questo momento il Parma non l'ha fatti, però ripeto, ci sono tutte le possibilità per poter riprendere il cammino. Antonio, faccio subito rispondere te e poi proviamo a vedere se abbiamo il nostro amico Ravanetti in diretta. Ma no, in fondo, cioè, anche davanti a tutto il disastro, il distacco è di 4 punti, fermo restando che ad oggi la lotta è una lotta a 4, quindi non è un abisso, non sono numeri che ti compromettono in maniera definitiva la stagione. Certo è che abbiamo intrapreso nuovamente una curva discendente, perché dopo le prime 2 partite contro la Lazio e il Sassuolo, in cui si erano visti degli aspetti incoraggianti, positivi, in realtà ora c'è un nuovo passo indietro, e quando sei in questa situazione
e io che di retrocessioni purtroppo ne ho seguite tante, entra poi la depressione, l'insicurezza, la paura, come si dice anche molto di in queste ore. Anche promozioni, no, Antonio? Ma anche mi sa che le ho seguite... Sì, anche alcune sì. No, ma Mister B deve sapere che Antonio, quando parla di retrocessioni, si riferisce anche a retrocessioni giallorosse, sì, di altre città che stanno vicino al mare, al caldo. E quindi abbiamo incanalato di nuovo quella strada buia, dove tutto sembra difficile, dove tutto gira storto, e dove poi subentra anche il nervosismo, no? Il nervosismo post partita, certo. Quei punti interrogativi, e poi ci arriveremo, poi ci arriveremo inizio stagione, quindi poi dopo diventa il solito calderone che bolle, che diventa difficile anche da gestire. Ma voglio fare una domanda a mister Apolloni. Strano però questa stagione del Parma, perché, mister, a pensarci bene, ora il Parma, se non vado errato, non vince da 13 giornate, ma fino a un mese e mezzo fa, circa, fino al cambio tecnico, il Parma era sempre stato fuori dalla zona retrocessione, e comunque la situazione si è aggravata così all'improvviso, cioè in modo molto precipitoso. Allora, è chiaro che la società, quando ha deciso di chiudere così il rapporto con D'Aversa e iniziarlo con Liverani, ha cambiato un po', ecco, anche idea sotto il punto di vista di puntare sui giovani, valorizzare i giovani, come giusto che sia per una società, per una squadra come Parma e per una città come Parma, perché chiaramente... prendendo esempio da squadre come può essere l'Empoli, come può essere l'Atalanta, come può essere quelle squadre che a livello giovanile valorizzano i giovani e li lanciano poi per poter fare mercato, cambiando filosofia. È chiaro che si va incontro a problematiche se non viene subito riscontrato dai risultati, e questo purtroppo il Parma l'ha fatto, e poi a cavallo anche del cambio di società, perché poi c'è stato anche la società che è subentrata nuova, portando anche risorse importanti, perché poi queste risorse sono state messe proprio sul mercato per aiutare, ecco, a far sì che questo progetto andasse avanti. Però come in tutti i progetti, purtroppo quello che comanda sempre, soprattutto nel calcio, sono i risultati. Se non sono accompagnati, poi è chiaro che portano dei problemi, e questi problemi purtroppo si sono accentuati probabilmente col fatto che cambiato modo di giocare, modo di vedere anche come filosofia di due allenatori che hanno due idee diverse di gioco. È chiaro che il primo, parlo di D'Aversa, ha fatto strabene, perché ha portato il Parma in Serie A, e poi è chiaro che magari la società dice si è chiuso un ciclo, e il ciclo si è chiuso cercando di riaprirlo con un modo diverso di pensare il calcio, che era Liverani, che però purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione, anche se a Prasprazzi si era visto un discreto gioco anche accompagnato anche tra virgolette da qualche risultato, però dopo è chiaro che quando vai avanti e vedi che i risultati non ci sono, è chiaro che la società poi, come è successo anche a me, prendono decisioni infelici, come quello anche di vedere quello che è stato il progetto, di cambiare, di magari, ecco, facendo dei passi indietro, cercando di ritornare su quello che invece aveva ottenuto dei risultati. Esatto. Mister, adesso ripropongo le sue dichiarazioni a Max Ravanetti, che nel frattempo ci ha raggiunto. Sì, ho problemi di connessione. Però ti sentiamo molto bene, se non altro adesso l'audio funziona benissimo. Bene, allora Max, bene. Non so se hai sentito i primi interventi di Antonio Boelis, di Luigi Apolloni. Intanto ti ridiamo il benvenuto a Parma Talk. Grazie a voi, è onoratissimo di essere qui, perché è veramente appassionante. Quando ho un po' di tempo me la guardo sempre, ogni tanto interagisco anche, esatto, ma è veramente esatto. Bello. Avevamo avuto modo di proporre qualche tuo commento nelle scorse settimane. Stanno arrivando già tanti messaggi che poi andremo a passare in rassegna, a leggere, a proporre a voi due che oggi siete qui ospiti. Il mister Apolloni comunque diceva: tanti cambi a livello societario, a livello tecnico, a livello di parco giocatori. In un anno, mister, mi corregga se ricostruisco male,
in un anno in cui di tempo ce n'era un po' poco per cambiare. Tu Max, che idea ti sei fatto di questo Parma? Insomma, c'è ancora speranza per la salvezza? E... sì, vai, vai. Secondo me è molto dura. La cosa che mi viene da dire è che, cioè, io faccio una fotografia su quelli che sono i dati oggettivi che sono sotto gli occhi di tutti. Qualcosa deve essere successo durante il già verso la fine del campionato scorso, perché lasciare D'Aversa da una parte, evidentemente deve essere successo qualcosa, lui dovrebbe aver espresso qualche malumore. È stato fatto un cambio societario e quindi è stato rivoluzionato tutto. È stata fatta una squadra che insomma è stata rivoluzionata bene o male, con un allenatore comunque nuovo, e non è mai semplice per un allenatore già in condizioni normali, secondo me, entrare in un ambiente nuovo dove c'erano anche dei meccanismi ormai consolidati anche a livello mentale. In più diciamo la vecchia guardia ha iniziato a non rendere come doveva rendere, ormai secondo me, perché hanno dato quello che dovevano dare. Metti insieme tutte queste cose, insomma, i risultati sono stati quelli. Poi dopo c'è stato questo cambio che io ammetto, e però su questo purtroppo Boni aveva ragione, io ammetto che secondo me D'Aversa era l'unico che poteva far quagliare la situazione, ma un altro D'Aversa. Cioè il D'Aversa dello scorso anno, non quello della fine, quando deve essere successo qualcosa. L'hai trovato cambiato, quindi. L'ho trovato cambiato, ma le dichiarazioni lo dicono, no? Lo dicono anche le dichiarazioni. Adesso io, per esempio, ieri ne ha fatta una, con tutto il rispetto che io posso avere, perché poi dopo i giocatori li vede lui durante la settimana, ma indipendentemente dal fatto che lui lo pensi o no, non puoi dire di un giocatore come Zirze, se ci sono tutti, lui non gioca. Guarda Max, perché... ti fermo proprio un secondo, perché prego, intanto poi ti ridò la parola, prego la regia, certo, di mettere in sovraimpressione allora le dichiarazioni di D'Aversa su Zirkzee. Erano una parte in cui avremmo approfondito sicuramente la nostra discussione, eccola qui. A precisa domanda, faccio una piccola ricostruzione, precisa domanda dei microfoni di Sky Sport del giornalista Paolo Condò, sui giocatori, quelli un po' più esperti della Rosa, che non stavano rendendo e che forse era il caso di accantonare per un momento. Zirkzee dice D'Aversa, con la rosa al completo non sarebbe nemmeno entrato, ovvero se ci fossero stati Pelé e Inglese, traduco io, Zirkzee sarebbe rimasto in panchina. Eccola qui la regia che si ripropone la risposta data da D'Aversa, che ha subito dissentito dalla domanda fattagli da Paolo Condò. Peraltro, aggiungo io, mi perdonerete per l'autoreferenzialità, oggi ho avuto uno scambio via Twitter con Condò, che mi ha anche lui testimoniato che sia rimasto abbastanza stranito, allibito dalla risposta che gli ha dato D'Aversa, che ha anche aggiunto su Cornelius: nel momento in cui ho tolto Cornelius ho perso la partita. Forse si riferiva magari a qualche episodio, magari le palline attive, ecco. Lascio commentare voi. Beh, questo è la conferma di quello che ti dicevo prima. Adesso, se questa squadra è psicologicamente scarica, sicuramente dichiarazioni di questo genere non aiutano. Però io penso sempre che quando succede qualcosa mi chiedo il perché succede qualcosa. Perché D'Aversa deve fare dichiarazioni del genere? Non ci ha abituato negli anni passati a dichiarazioni come queste, che per un allenatore, secondo me, cioè, sono... per un allenatore preparato, perché poi comunque lui è un allenatore preparato, indipendentemente da quello che si possa pensare, ma perché fa delle dichiarazioni del genere? Qualcosa che non quadra, cioè, ma questo secondo me, io adesso sono uscito dai social e a volte sarebbe curioso andare a vedere cosa succede, no, sui social, però parlando anche con le persone, la gente è un po' stranita, no, da queste sue dichiarazioni, da questo suo atteggiamento anche, no? Anche dire... cioè, anche Mann, secondo me, è un giocatore che sicuramente, io voglio dire, io non credo che questi giocatori possano o gli debba essere data la responsabilità di tirarsi fuori da questa situazione. Però è anche oggettivamente sotto gli occhi di tutti che sicuramente questi che ci sono adesso non sono quelli che ci stanno dando delle garanzie rispetto a quella che può essere la mira della salvezza. Guarda, Max, questo commento secondo me viene a pennello. Vito La Fiandra, che peraltro prima aveva scritto sempre su YouTube salutando te e Mister Apolloni, che siete qui ospiti oggi a Parma Talk, dice:
Mister Deversa ha sempre fatto così, incolpando i giocatori e società, ma quando va bene, ma ora i nodi vengono al pettine. Un piccolo Antonio Conte. Ecco, secondo me un po' secondo me è reale, cioè la percezione che si ha è questa, cioè lui dice, poi anche quando dice un'altra cosa, ieri l'ha detto, dice io non voglio parlare, quello che è successo quest'estate non ne voglio parlare, però probabilmente la chiave sta anche lì, probabilmente, perché io qui non le so le cose, non essendo... Però è palese sotto gli occhi di tutti che questa situazione si sta comunque ripercuotendo su quella che è l'annata del Parmacalcio e di quello che è comunque la gestione della squadra. Le cause dei problemi vanno ricercate sicuramente a monte, ovvero a quello che è successo quest'estate. Allora completiamo il giro delle opinioni andando da mister Gigi Apolloni e poi da Antonio Boellis. Mister, come legge queste dichiarazioni così al vetriolo di Deversa, perché comunque non le ha mandate a dire né a Zirkzee, ma neanche alla società e al presidente, perché ha anche detto Zirkzee è un colpo che ha voluto fare fortemente il presidente per il futuro. Ma sai, quando dopo una partita, soprattutto persa, non brillando, magari, ecco, Parma era partito anche bene, quel rammarico forse e anche il sentirsi così tra virgolette frustrato, secondo me, per questo risultato, perché nella prima parte, perlomeno la prima parte, nel momento del gol il Parma era partito molto bene, poi dopo è chiaro che non ha dato continuità, il Verona è venuto fuori e ha vinto. Quindi dicevo questo perché dopo, ecco, una partita così dove sei in vantaggio, magari speri così, è chiaro che le interviste possono, ecco, non essere sempre, dico, lucide, essere lucide, nel senso che l'amarezza e la anche tra virgolette l'incazzatura fa il sopravvento, soprattutto su certe domande. Probabilmente lui, io adesso cerco di immedesimarmi, lui probabilmente voleva dire, il senso era un altro, nel senso che lui diceva, se c'era un inglese, se c'era Cornelius, dire che non sarebbe neanche entrato, probabilmente avendoli al top i giocatori. È chiaro che però Zirkzee è entrato, ha fatto anche discretamente, adesso te hai questi giocatori, devi fare forte, devi essere forte con questi giocatori che hai, valorizzandoli, però ripeto, diventa difficile perché non si è dentro e non si conoscono effettivamente quelle che sono le cose, perché poi dopo purtroppo adesso è come sparare sulla Croce Rossa dire tante cose contro, però non essendo dentro diventa difficile proprio analizzare completamente tutto, e anche queste dichiarazioni non sono semplici da analizzarle. Antonio Boellis, tu invece che idea ti sei fatto? Scusa, prima Antonio, posso fumare o non si può fumare? No. Per la tua salute, non fumate. Guardate, non fumate. Nel frattempo c'è sempre veramente a Marcor. A Marcor, qui ero un po' più magro. La testa quadra non ce l'avevi, vedi? Ero un po' più magro. Questa credo fosse una delle partite che avevate organizzato l'anno della Serie D, giusto? Tra gli amici di Max e la squadra del mister, che era il Parma. No, ma io innanzitutto devo ringraziare Max, che quel periodo lì penso che sia dato da fare tantissimo, proprio per cercare, visto che è il primo anno di Serie D, è chiaro che la squadra è stata fatta a un pezzo alla volta, era difficile, poi era in un periodo dove si era iniziato tardi, dove il periodo dove c'erano le vacanze, dove, e devo dire grazie a Max e anche ai suoi amici, a quei giocatori che ha chiamato, perché si sono resi disponibili proprio per cercare e permettere, ecco, allora mia squadra di prepararsi, e se il campionato è stato vinto è stato anche grazie a Max, anche se devo dire che abbiamo avuto una difficoltà enorme per vincere quella partita, perché Max l'aveva messa benissimo 1-0, gol di Corapi, 1-0, era un bel test match. Devo dire che ho probabilmente quella vittoria lì mi ha dato il là per cercare proprio di campionare. Ha fatto fare il salto di qualità. Nel frattempo, mister Apolloni, Max, guardate questo messaggio su YouTube. Non so la pronuncia, De Carbayon. Scrive, De Carbayon, grazie, okay. De Carbayon. Fondò scrisse anche che gli amici di Max Ravanetti era la squadra tatticamente più preparata che aveva mai visto. Io non so se Condò si è spinto a tanti. Sicuramente Condò disse. Non credo.
sulle dichiarazioni di D'Aversa. Quello... Ascolta, mi interessa adesso sapere il parere di Antonio, perché Antonio, lo dico anche pubblicamente, lo trovo una persona preparata, equilibrata, ma è anche puntuale però. Grazie. Antonio, adesso voglio dire se però sei equilibrato in questo. Esaudisco le attese di Max, ma io ripeto, continuo a vedere da ormai diverse settimane una profonda incongruenza tra quello che io ero sabato alla videoconferenza di Kraus, sono state dette delle cose, ieri nel post partita ne sono state dette delle altre molto differenti tra loro. Io a mia precisa domanda Kraus, che era la domanda, era quali garanzie ha ricevuto dai colloqui frequenti che ha con l'ambiente, e la risposta è stata che la squadra attuale, cioè i vecchi e i nuovi e i giovani, sono nelle condizioni e hanno il potenziale per salvarsi purché si crei quell'amalgama giusta. Poi vai a vedere la partita di ieri, mi sono preso anche la briga di calcolare l'età media e ieri siamo stati il Parma aveva 28 anni e no 28,9 anni, la quarta squadra con l'età media più alta. Davanti a noi abbiamo solo Benevento, Lazio e Genoa, cioè tre club che hanno fondato il progetto non sui giovani ma su giocatori di esperienza, e dico, qui c'è qualcosa che non torna. Cioè, se la proprietà ha dettato una linea e la guida tecnica ne porta avanti un'altra, è evidente che ci sono due idee che non vanno d'accordo. Non sto dicendo che uno abbia giusto, che uno abbia ragione e l'altro abbia torto, però c'è un'incongruenza molto forte. Antonio, ti faccio una domanda un po' provocatoria, poi dopo la giro anche ai nostri due ospiti odierni. Sono dichiarazioni da esonero, da un allenatore che non vuole dimettersi, ma magari avendo capito che la barca sta affondando cerca anche un pretesto. Io ho avuto l'impressione che siano state dichiarazioni anche un po' pretestuose, altrimenti uno cerca di caricare l'ambiente dopo una sconfitta del genere, in cui comunque la reazione almeno iniziale c'era stata. Poi, come diceva mister Apolloni prima, le negatività l'hanno fatta da padrona, arrivi alla fine un po' poco lucido. Non ti è sembrato anche a te, magari hai avuto questa impressione? Dimmi come la pensi. Ma io ripeto, continuo, al di là di, non lo so se c'era un messaggio sottointeso, tendenzialmente direi di no, non mi sembra, però ripeto, c'è questo problema di fondo, che è un problema che in qualche modo va risolto, perché non si può trascinare, perché è un problema che abbiamo già dalla prima giornata, anche se Liverani mi sembrava un po' più propenso a mettere quei due o tre giovani all'interno dell'undici titolare. C'è proprio un problema di vedute molto differente, quindi tra l'altro Antonio metteva i giovani quando non li avevi in attacco, no? Che era il reparto un po' nevralgico. Adesso che sono arrivati i rinforzi in attacco non li stiamo sfruttando. Poi per dirti, non è che questo risolva la salvezza, ti porti alla salvezza, chiarire questo concetto, però ti aiuta. Mister Apolloni, prego. Scusa Antonio, però c'è anche da dire che il progetto era partito con Liverani, D'Aversa è stato chiamato per salvare chi gioca, giovani o vecchi, l'importante è fare risultati. D'Aversa sta mettendo in campo quelli che ritiene opportuni per cercare di far sì che la squadra si salvi. Quindi, secondo me, il progetto, secondo me, iniziale, secondo me, deve essere messo da parte. È chiaro che adesso D'Aversa deve fare con quelli che ha, è chiaro che deve mettere anche dei giovani, visto che magari qualcuno che magari ha più età o comunque ha dei problemi fisici, quindi deve cercare di fare con quelli che ha. Però ripeto, quel progetto, secondo me, bisogna metterlo un attimo da parte con quell'idea iniziale di Liverani, perché chiaramente D'Aversa è stato chiamato soltanto esclusivamente per salvare il Parma e non per valorizzare i giovani. È chiaro che in questo contesto c'è, se c'è anche la possibilità di mettere i giovani, di valorizzarli, è ancora meglio, però è la cosa più importante, secondo me, che deve essere stato chiamato per far sì che il Parma rimanga in Serie A. Ecco, peraltro mister adesso ci sta sottolineando qual era l'obiettivo quando era stato chiamato D'Aversa. Abbiamo anche riassunto in grafica fino ad ora qual è stato il percorso del D'Aversa bis. Lo voglio far commentare a Max Ravanetti,
se è possibile mettiamo, eccoli qua, i numeri in sovraimpressione, e peraltro poi Max ti farò anche così commentare qualche messaggio che ci sta arrivando adesso dai social. Li vedete i numeri? Parlano chiaro, 6 partite disputate, punti ottenuti soltanto uno, sono 5 le sconfitte, di cui aggiungo io 4 quelle consecutive, appena 2 gol segnati, entrambi a firma di Kučka, uno col Sassuolo, uno ieri sera a Verona, entrambi in trasferta, 12 i gol subiti. La media punti viene da sé, è veramente pari quasi allo zero. Max, non ce lo aspettavamo un rendimento così poco, come dire, poco stimolante. Nel frattempo Fazzano ci metteva la faccia, dava ragione e dava unione al tutto, anche quando la piazza insorgeva. Carli invece è un fantasma, da Versa fa come vuole, Krause in America, ce lo scrive Alessio e la Monica. Regia, ma guarda che questo che dice Alessio La Monica, è, cioè Carli nelle interviste, sì, che ha fatto, dice delle cose che sono abbastanza, cioè lui dice sì, la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è, sì, tua, cioè non conta niente, cioè continuare a ribadire anche questa cosa, che la colpa, cioè adesso il problema è un altro. Il dato, i dati che facevi prima vedere su D'Aversa, allora io ammetto che a me D'Aversa non è mai piaciuto troppo, però poi negli anni mi sono ricreduto, perché in effetti i risultati gli parlavano a suo favore. Devo dire che notavo, non so, sui calci da fermo, sui calci, era veramente preparato, faceva delle cose interessanti. C'era una determinazione da parte dei giocatori di un certo tipo, e quindi secondo me questo sta anche nelle capacità di un allenatore. Il D'Aversa bis, e lo dicono i numeri, cioè sta facendo, rimane coerente secondo me a qualcosa che è successo quest'estate. E la squadra, cioè, e lui stesso non sembra, adesso può sembrare una sclerotizzazione, poi io sarei per il ritorno di Liverani, perché Liverani comunque aveva sposato un progetto, ok? Lo aveva sposato, bene o male, volente o nevente, poi può piacere o non può piacere, anche a me Liverani non è che piaccia molto, però la linea dettata lui l'ha sposata, e probabilmente con questa rosa oggi la userebbe in un altro modo. L'altra cosa, secondo me, è che insomma è abbastanza palese, è che D'Aversa viene qui... sembra quasi che faccia degli affronti, no? Cioè, per carità, non sarà quello, però lui sembra che faccia, e questo comunque in una fase come questa, poi Gigi ha giocato anche a livelli altissimi, lo sa, ma questo vale anche nei dilettanti, cioè se tu un giocatore non lo metti in condizioni di essere psicologicamente predisposto, cioè sicuramente questi episodi non fanno bene a quello che è il gruppo, a quella che è la squadra, e neanche ai tifosi, perché i tifosi poi alla fine, cioè, queste cose le vedono, le ascoltano, le sentono, e poi alla domenica ne vedono i risultati. Max, infatti la mia considerazione aggiuntiva è, ma dopo queste parole, come andrà in campo domenica prossima Zirkzee? Esatto. Se andrà in campo, ecco, no? Esatto. Mister, cioè comunque queste dichiarazioni che, come dicevamo prima, possono anche essere figli del momento negativo, della poca lucidità, di tanti fattori, di un mix di rabbia. Esclusivamente quello, perché comunque D'Aversa ha sempre comunque elogiato il gruppo, elogiato anche il singolo, negli anni passati lo ha fatto anche ultimamente. Probabilmente quella è stata una risposta dettata sul fatto che, ripeto quello che ho detto prima, sul fatto che se effettivamente c'era Inglese e c'era Cornelius al top, è chiaro che probabilmente Zirke o l'avrebbe messo per perdere tempo, o comunque sì, se lui avesse, cioè se avesse avuto la possibilità di utilizzare entrambi i giocatori, parlo di Inglese e di Cornelius, che Cornelius al top, è chiaro che giocava a loro, se quello che è, in quello che è la domanda che gli è stata fatta in quel momento lì. Ripeto, secondo me è stata soltanto un modo forse chiaramente non simpatico, che alimenta magari dei dubbi, polemiche, ma io la considero una risposta che non è importante, ecco, insomma. Quindi mister, i giocatori che comunque sentono, guardano i social, sentono le televisioni, non accuseranno il peso di queste dichiarazioni? Io penso che D'Aversa è anche un ragazzo anche intelligente, non è sensibile, perché ripeto, l'abbiamo visto, avete sentito, l'abbiamo sentito tante volte anche elogiare il singolo e magari riprenderlo quando ce l'ha da riprendere. Probabilmente quello che ha detto, magari penso,
spero anche per il giocatore, l'avrà preso da parte e gli avrà spiegato il perché, ecco, cercando di farglielo capire. A parte non so se poi Zirke capisce bene. Capisca l'italiano appena arrivato, sì, esatto, esatto. Sì, però questo Gigi non lo capisce la gente poi, no? Alla fine, no, e no, comunque no. È un ragazzo, lui ha fatto anche una dichiarazione, disse, anch'io penso che D'Aversa non sia una persona, cioè secondo me è una persona intelligente, però una persona intelligente capisce anche, lui quando arrivò disse non dite a me che non faccio giocare i giovani, perché feci giocare Kulusevski quando nessuno, cioè quando arrivò la primavera nessuno, benissimo, però adesso non stai dimostrando di mantenere quella linea lì, allora i casi sono due, o c'è qualcosa con la società che non va, o non credi veramente nei giocatori, che è direttamente collegato a quello che dicevo prima, evidentemente non credi nei giocatori che hai, ma questo, ribadisco, in questa fase fa malissimo al gruppo, fa malissimo ai singoli, fa malissimo a un giocatore. Cioè, un episodio a sé, Max, per me è un episodio a sé proprio dettato dal nervosismo di queste partite che lui vorrebbe, come qualsiasi persona vorrebbe, cercare di cambiare i risultati, di far sì che si riesca velocemente a uscire da questo pantano. Ecco, io penso che sia dettato soltanto dal nervosismo di una domanda, ripeto, giustificata e plausibile, ma non in quel momento lì, magari dettato più dallo stato emotivo che non, e dalla poca lucidità della risposta, più che non da proprio da. Posso fare una domanda a Antonio, io, che mi interessa? Esatto. Secondo te, Antonio, adesso, tatticamente, perché sei un osservatore attento. Poi io guarda che io mica sempre sono d'accordo con te a volte, ma mi piace come esponi le cose. Secondo te la questione tattica adesso può influire o bisogna lavorare prima su quella mentale più che su quella tattica? Ma io parto sicuramente da quella mentale, prima di tutto. Penso che ci siano moduli che cambino da soli le sorti di una stagione, di un campionato. Poi è chiaro che siamo in un girone di ritorno in cui ti mancano 16 partite e penso che così, per calcoli matematici, no, devi cercare di vincerne il più possibile. Per vincere il più possibile devi anche correre qualche rischio in più. Ora io non sto qui a dire se una, due, tre punte, quello che serve, però di sicuro serve una maggiore presenza nella metà campo avversaria per aumentare la percentuale di tiri, di possibilità di andare in porta, eccetera, che è un correre dei rischi, perché e mi rendo anche conto che fino ad oggi questo tipo di mentalità non è nelle corde, non è mai stato nelle corde di D'Aversa, e quindi capisco le difficoltà anche di dover impostare un tipo di calcio che è un po' lontano da quello che può essere la sua idea, quindi ma lo dicevamo due settimane fa quando c'era il Jade in puntata, Carmignani, che ha ribadito anche oggi nella sua solita rubrica, ma che lui dice anche per cercare quella scintilla, no? Che da qualche parte la devi accendere questa scintilla, quindi provare anche a mescolare le carte, a provare soluzioni che apparentemente non avrebbero un equilibrio, no? In quello che tu pensi che sia la tua idea di calcio, però in questo momento devi aggrapparti un po' a tutto e provare cose che magari, ripeto, non sono mai state provate. Poi ripeto, non sono io l'uomo di campo. C'è anche però da dire che magari in questo momento le prestazioni di qualche giocatore non è al top, e quindi questo, sai, questo incide molto anche sulla prestazione della squadra. Probabilmente qualche giocatore non è al top fisico, al top mentale, magari può essere in alcuni momenti, non so, in questo momento qui magari dare l'opportunità, come dite voi, di entrare a qualcun altro, però è chiaro che diventa difficile quando non hai in mano quello che dico sempre, è che stare dentro ti dà la lettura completa, da fuori come siamo noi diventa difficile fare delle valutazioni complete. Però io dico che secondo me è vero, però iniziare, cioè allora il senso anche che io posso capire che tu hai la vecchia guardia, Conti, però uno come Kurtic in questo momento secondo me non può giocare. Non può giocare. Cyprien, che per me era un buon giocatore in Francia, ma poi ha avuto un travaglio di infortuni, sì, è un giocatore che non può giocare davanti alla difesa, non può giocare lì. Cioè, faceva l'interno in Francia.
Certo. Cioè, non riesco a capire perché si ostina a farlo giocare, si mette anche comunque anche lì in difficoltà un giocatore. E Gigi, tu mi insegni che quando non riesci a trovare una tua posizione in campo, anche psicologicamente ne risenti. Poi dopo, io sono d'accordo che ci vuole anche uno spirito di sacrificio, però non si può... E lo stesso Kučka, che viene messo un po' di qua, un po' di là, un po', dappertutto, cioè perdi anche, hai capito, un punto fermo, almeno è un giocatore che si impegna, non gli si può dire niente sotto quel punto di vista, ma poi tatticamente, secondo me, cioè, a prendere un giocatore come lui e metterlo da tutte le parti, poi alla fine questo ne risente, no? Psicologicamente, perché trovare sempre una soluzione o una situazione diversa, messo in uno scacchiere, sempre una posizione diversa, secondo me lui paga anche questo, anche se comunque è uno di quelli che sta facendo meglio. Max, mister, intervengo un secondo soltanto per dire ad Amalia Pascale, che ci ha scritto su Facebook, se è possibile fare una domanda a mister Apolloni. Certo Amalia, siamo qui apposta, ecco qui il tuo messaggio, scrivi la domanda a mister Apolloni che poi gliela proporremo. Chiedo alla regia invece se mi può mettere in sovraimpressione un messaggio che ho visto prima di Mauro Orlandini, che lo volevo leggere a Max Travanetti e a Luigi Apolloni, ma perché ci stiamo addentrando anche sugli aspetti tecnici e tattici, no? Mister Apolloni dice c'è qualche giocatore che effettivamente non sta rendendo come ci si aspetterebbe. Eccolo qui, su Facebook il nostro amico scrive che il rapporto non fosse buono con la società era palese, ma i Sassolini li doveva tirare fuori in altre sedi, non in televisione, e tantomeno non doveva tirarli addosso ai giocatori che quando sono in campo danno il massimo. Bella uscita per dividere il gruppo quando invece bisognerebbe unirlo. Senza contare che denigrando questi giocatori dimostra di non vedere che con Gervinho giochiamo in 10. Ecco, Mauro qui ci ha aperto un altro tema che dobbiamo affrontare in questa puntata e che già Apolloni e Ravanetti stavano mettendo sul tavolo della discussione. Alcuni giocatori sotto tono, sotto rendimento, mister Apolloni, Gervinho è uno di questi. Cioè, Gervinho sembra... ovviamente non sta facendo benissimo, però è un giocatore che si accende... cioè... lui è capace che su 90 minuti non tocca una palla, al 91esimo tocca una palla, ti inventa qualcosa e ti fa gol. Quindi questa è l'imprevedibilità. Il giocatore è questo. Probabilmente adesso sta soffrendo più di altri, però leggendo anche le sue dichiarazioni, insomma è uno che vedo che cerca di spronare, cerca di fare. Le caratteristiche del Gervinho le conosciamo, ecco, non è che ci si aspetta qualcosa di diverso a Gervinho, se non quello di sperare, ecco, che si illumini e abbia un flash come magari Icardi, sì. Solo che mister lo stiamo un po' aspettando ultimamente come nel deserto dei Tartari si aspettavano i nemici e poi non arrivarono mai, ecco. Le faccio una domanda. Ti dà del lei, ti continua a dare del lei, non ti senti vecchio. Ma c'era con me, c'era, ma qua io sono una ragazza, deontologia professionale. Allora, manterrò lei. Manterrò lei in diretta poi quando ci. No, fuori da. Dammi del tuo, secondo te. Ci proverò, ma non lo garantisco. La fascia da capitano a Gervinho. Sì. Cosa? O no? La fascia da capitano a Gervinho convince o non convince? Perché è un tema che ha fatto discutere i tifosi in queste settimane. Probabilmente all'interno di una squadra di solito si sceglie il capitano per quello che è un esempio sia in allenamento e una guida in partita. Probabilmente hanno ritenuto opportuno che Gervinho possa essere questo qui, la guida in campo e l'aiuto, ecco, e soprattutto, sai, il capitano è anche quello che porta il giocatore più rappresentativo, quindi deve parlare, esatto, deve parlare con l'arbitro. Antonio è perplesso su sta cosa. Nel frattempo c'era qualche altro messaggio che cerco di dire. Sbaglio prima chi era? Sì. Kučka Bruno Alves. Non so se Kučka l'ha fatto in qualche occasione, ma sicuramente i nostri tifosi vorrebbero vedere lo slovacco con la fascia perché è il giocatore che ci mette più anima e core, come direbbero a Napoli. L'Udinese è in crisi, diceva. Probabilmente anche le presenze. Incidono sul fatto che la società ha dato
mandato che chi ha più presenze faccia il capitano. Non lo so, sto facendo delle ipotesi, non conosciamo. Sì, però cioè, adesso io voglio dire, è palese che debba essere Kuzka, ma adesso io capisco quello che ha detto Gigi, che effettivamente in una squadra bisogna tenere presenti tante cose. L'esempio di Gervinho quest'anno, allora tecnicamente è vero quello che dice Gigi, ma quest'anno Gervinho lo vedi, non ha più lo spunto. Cioè, non ti aspetti neanche, non ha più lo spunto, non riesce più ad andare via. Non so se è penalizzato dal modulo o da che cosa, ma poi ha fatto quella sortita quando è uscito, cioè quando è tornato a casa e non si capiva se era infortunato, non era infortunato, se doveva tornare qui e poi è sempre sul mercato. L'anno scorso sembrava che volesse andare via lui, poi è stato. Cioè, voglio dire, dargli la fascia da capitano a me sembra più una cosa. Tieni, ti do un contentino così cerco di recuperarti con questo strumento. A me sembra, io la leggo così, poi magari mi sbaglio, però la leggo così. Però secondo me il capitano non ha questa funzione. Secondo Sì. me è Dall'esempio, più uno come Kuzka che dà l'idea di essere il vero capitano e dà esatto. l'esempio. Esatto. Antonio, adesso vengo da te, ma prima qualche rassegna veloce dei messaggi. Quindi prego la regia se mi rimandi. Intanto la domanda di Amalia per il mister, eccola qui. Mister, la fissi lì bene perché poi tornerò da lei. Probabilmente se l'esonero di Liverani fosse arrivato ai primi di novembre e non a fine girone d'andata, la situazione. Pensate che la situazione psicologica di classifica sarebbe stata la stessa? Perché io leggo degli attacchi ad Aversa come se avesse avuto la bacchetta magica in un Posso mese. dire, secondo me, cioè, questo messaggio che non ho visto chi era, scusa, ma Amalia Pascale. Amalia, secondo me non è sbagliato, cioè come ragionamento ci sta. Io sono sempre legato però a quello che deve essere successo, che io non conosco, quando D'Aversa è stato messo da parte. Perché oggi, quello che salta fuori e quello che balza gli occhi a tutti è quello il vero problema. Cioè, D'Aversa probabilmente ha una coerenza su qualcosa che è successo quest'estate, probabilmente sulla linea societaria, su non lo so, perché è stato messo da una parte. Max, scusa, non è stato messo da parte, diciamo sì, si è arrivati a quella soluzione, strada Sì, si è arrivati a facendo, quella. si è arrivati a Esatto, quella si è arrivati. soluzione. Diciamo Esatto, che non condivideva prima dell'arrivo di Kraus, perché poi c'è un dettaglio che non è di poco conto, eh. Prima dell'arrivo di Kraus, la nuova linea della società in piena pandemia era ridimensionamento, abbassamento del monte ingaggi, campagna acquisti praticamente azzerata, se non prestiti qua e là. Quindi questo era il piano. E davanti a questo piano lui aveva forti dubbi, come penso, la gran parte degli allenatori avrebbero. E infatti ci Antonio sta. non accettò l'incarico, il Parma lo esonerò. Però prima è Così. passato un messaggio, no? Sì, Che vediamo non se mi lo posso ricordo di trovare. chi. No, c'era una persona che scriveva una cosa che io condivido, cioè nel senso che dice è stata fatta una linea, è stata scelta una linea, sì, però oggi, alla fine, cioè qui ci troviamo con 30 e passa giocatori. Allora bisogna anche capire qual è poi, perché secondo me mancano anche delle figure di riferimento in società, no? Cioè perché qui la linea, cioè Sì. Questo Kraus dice una cosa, poi in campo se ne vede un'altra, poi c'è un non si riesce a capire, no? Cioè da tifosi. Non. Allora, poi dopo Amaglia dice una cosa che secondo me nel calcio è vera questa cosa. Se fosse arrivato prima D'Aversa, sì, è vero, ma questo D'Aversa con questa mentalità. Oggi ho dei dubbi. Io sono uno di quelli che quando vedeva che le cose andavano male pensavo che D'Aversa andasse chiamato immediatamente, però non pensavo di trovare questo D'Aversa. E forse ci aspettavamo un altro D'Aversa, anche un altro Gervinho, ad esempio, il nostro amico De Italiano Professor. Avete visto il messaggio che ci ha scritto? L'unica fascia di Gervinho è quella per i capelli, no? Facendo una battuta. Deluso da tutti, anche dal centro di coordinamento, dai boys. Meritiamo la B perché non si è fatto abbastanza. Ci scrive Gaetano Giaquinto da Bari. Beh, sai, Gaetano, però, anche in una situazione con il Esatto. Covid che ha imperversato da un anno a questa parte e ha bloccato di fatto i tifosi e il Però tifo venerdì, organizzato. venerdì c'è stato l'ennesimo confronto. Una Sì, delegazione di tifosi è andata a esatto. Collecchio, hanno parlato con la squadra, hanno parlato con Carli, hanno parlato con D'Aversa, insomma, le rassicurazioni. Ma poi ti dico,
Cioè, i primi 15 minuti della partita del Bentegodi veramente sembrava una squadra di assatanati, no? Tre angoli in un minuto, alla prima sbandata, il problema, la squadra è andata in difficoltà, cioè... Ed è per questo che mi trovo d'accordo con te quando dicevi che prima bisogna lavorare sulla testa di questi giocatori, perché questo è, secondo me, è uno di quei segnali che dimostra che è una squadra psicologicamente fragile proprio. Faccio una domanda a mister Apolloni, ma prima, Antonio, se possibile, vorrei, con il contributo della regia, recuperare qualche messaggio. Ne avevo visto qualcuno interessante da parte di Simone su YouTube, quindi se riusciamo a recuperare quelli di Simone li leggo, perché erano anche indirizzati ai nostri ospiti e mi faceva piacere farli interagire. Ad esempio, Max Ravanetti ha detto tutto quello che penso anch'io sia sui giocatori che sulla panchina traballanti di D'Aversa. Era arrivato un altro messaggio prima, sempre su YouTube, di un amico che ci chiedeva se Mihaila e Mann, i due rumeni, ad oggi dovrebbero essere titolari. Ecco, io rivolgo questa domanda ad Apolloni. Alla luce della condizione così, non al top, di Gervinho, sarebbe bene, mister, mettere Mann o Mihaila, che ha dimostrato effettivamente quest'ultimo qualcosina in più dal primo minuto in campo domenica con l'Udinese, anche per dare un segnale non solo a Gervinho ma un po' a tutta la squadra? Ma sai, allora, innanzitutto io penso che questi due giocatori hanno delle potenzialità enormi e potrebbero essere anche utili molto per questa situazione qui, però è anche vero che l'allenatore li ha durante la settimana, li vede e ha il polso di quello che possono rendere, quello che possono dare. Probabilmente in questo momento D'Aversa vede che Gervinho sta bene, perché comunque è un giocatore che ti può dare, quindi sia Mann che anche l'altro giocatore, Mihaila, sì, magari in questo momento non secondo lui non danno quello che potrebbero dare. La cosa secondo me importante però è che, come dicevate voi, è che cioè c'è un degli equilibri. L'equilibrio, certo, è fondamentale. Cioè, è chiaro che adesso si vede tutto nero, è comprensibile, però bisogna anche cercare di dare, ecco, tra virgolette, cioè, non sparare subito su tutto e tutti, perché comunque le possibilità per arrivare alla fine, per fare i risultati ci sono. È difficile, però non è impossibile. Ecco, quello che voglio dire è questo, e ripeto, e per quanto riguarda quei due giocatori, in mano la situazione ce l'ha l'allenatore, che li vede settimanalmente, che li sente, che ci parla, che magari vede che in questo momento qui magari anche la lingua, che magari hanno difficoltà con l'italiano, cioè ci sono tanti fattori che noi non conosciamo e che magari in questo momento qui fa sì che magari preferisce un Gervinho che ha più esperienza, che ha più, magari come dicevo io, poi Gervinho è questo, io vi ho visto fare partite dove non lo vedevi, attraverso una giocata ti cambia la partita e ti fa vincere la partita. Ecco, questo probabilmente c'è anche da dare ragione sotto questo punto di vista qui, è diversa, ecco. Però non lo fa più Gigi, Gervinho non lo fa più, la gente, quando io parlo, non so se parla con la gente, cioè è paradossalmente, anche se si perde, più felice quando vede in campo un giocatore come Mihaila o come Mann che non quando vede Gervinho, cioè perdi in un altro modo. Allora uno dei motti e dice sì, ok, andare in Serie B, ma almeno con un briciolo d'orgoglio, no, anche e di voglia. Non anche partire con l'idea di andare in Serie B, devi partire con l'idea di salvare. No, sono d'accordo, no, io ti dico quello che tendenzialmente dice la gente, no? Dice vabbè, se deve essere Serie B, che sia Serie B, però con un po' di orgoglio, un po' di... cercare di rimanere, no, perché dice se bava, ripeto. No, però da quello che fanno vedere, però Gigi, i giocatori che entrano e fanno, cioè qualcuno dice, non so, per esempio, Mann non può giocare, Mann è uno che non può giocare, io non sono assolutamente d'accordo, Mann è un giocatore che quando entra... Se fa parte della squadra, perché ha le potenzialità per poter giocare, poi è chiaro che l'allenatore magari lo sceglie oppure non lo sceglie, questo è un altro discorso. Io stavo facendo un esempio importante riguardo a quello che può essere le giocate di Gervinho, che, ripeto, nell'anno passato te lo avete visto che ci sono partite in cui non lo vedevi per niente, spariva e poi magari si accendeva con l'improvviso. Adesso c'è da dire che rispetto all'anno scorso magari
ci sono dei raddoppi, viene triplicato nelle marcature, quindi diventa anche difficile per un giocatore come lui, che sanno già che lui è veloce, quindi non lo fanno partire, lo accorciano prima, non gli permette di prendere velocità, o lo raddoppiano, quindi vai incontro, oppure lo legnano, perché è capitato anche che qualcuno gli ha dato anche una legnata per cercare di fermarlo. Ecco, questo sto dicendo. Ma si ferma tutto su Gervinho, perché sennò diventa troppo semplice e facile dire di un giocatore. Come hai detto te, probabilmente la mentalità in questo momento qui è down, cioè è negativa per tutti i risultati. La cosa importante, ripeto, è che non manchi all'interno la convinzione, la fiducia che ci sono ancora le possibilità per raggiungere l'obiettivo, perché ci sono, la matematica parla chiaro. Mister, ma le rivolgo questa domanda, questa considerazione che più che altro ci stanno esponendo in tanti sui social, su Facebook e su YouTube. Dicono, non si fa un cambio all'85esimo, e soprattutto se hai un potenziale da 15 milioni in panchina, perché metterlo solo all'85esimo? Ora, io capisco che l'allenatore spesso e volentieri anche si trova anche a che fare con queste dinamiche, no, durante la settimana, cioè decide la formazione sulla base di quello che vedo, ma tengo anche in considerazione il valore dei giocatori, cioè il prezzo di mercato di Mann è stato esponenzialmente alto, 15 milioni, eppure ieri ha passato 85 minuti a guardare gli altri. Cioè, la domanda è, ha senso fare un cambio all'85esimo o è la mossa della disperazione? Non lo so questo, perché ripeto, diventa difficile fare un ragionamento e entrare dentro quello che può essere l'ottica di un allenatore che in quel momento lì ha la visione della partita e la visione anche soprattutto della settimana, di quello che ha visto durante l'allenamento. Quindi probabilmente ha ritenuto opportuno mettere l'85esimo perché lui non lo vede ancora pronto. Io sto facendo un'ipotesi, poi non so se sarà quello o meno. Beh, sicuramente viene da un altro calcio. Noi facciamo tutte delle ipotesi, però la verità è lì dentro. Cioè, quando l'allenatore fa, tanto l'allenatore quello che fa sbaglia. A prescindere sbaglia. Questa è la vita. L'unica cosa che può fare è se fa gol quel giocatore lì, allora ha azzeccato la mossa. Se non fa gol, ha sbagliato. Quindi a volte si passa soprattutto, vedi, purtroppo il calcio è fatto di risultati, e quando non ci sono risultati, ecco, ti porta magari lo sconforto, ti porta pensare negativo, invece una cosa importante è proprio in questo momento qua cercare, e poi dopo alla fine si farà tutto il resoconto di quello che è. Però in questo momento qui, secondo me, la società, l'allenatore, la squadra devono pensare esclusivamente a giocare di partita in partita, quello che è. Il Verona ormai è passato, io non posso più rimediarlo Verona, però ho l'Udinese e devo ricalare tutte le mie energie per l'Udinese, pensando di vincere questa partita, che non sarà sicuramente facile, però ci sono le possibilità di poterlo fare. Poi dopo, finito l'Udinese, si penserà alla Spezia, quello che sarà la squadra successiva, perché tanto devi fare di partita in partita, devi fare 20 punti, non è che faccio 20 punti in una partita, io devo fare 3 punti domenica contro l'Udinese, punto, basta, non posso pensare altro. Ecco perché fare l'analisi di quello che è stato ieri, sì, guardiamo le cose positive che sono venute, poche, però sono venute qualche cosa positivo c'è stato, perché i primi 15 minuti hai fatto gol, ci sono delle cose negative, purtroppo la maggior parte che sono il risultato, la squadra che dopo il gol ha avuto il crollo, ecco, lì bisognerebbe lavorare su questo aspetto qui, che può essere fisico, che può essere mentale, che può essere tattico, ecco, ci sono tutte le componenti, però parlare di disfattismo adesso diventa deleterio, non serve a niente. Lo so, Gigi, però purtroppo la classifica è lì che parla, no? E se dopo tu metti insieme tante cose, è normale che un tifoso, cioè, ma io non sto dicendo, io sto parlando per quello che riguarda l'aspetto sportivo, sì, non sì, da parte dei tifosi, perché capisco che il tifoso giustamente ci mette il cuore, tanti ci hanno messo i soldi, perché con gli esatto. È chiaro che sotto quel punto di vista lì c'è da capirli, da comprenderli, però Parma si è anche contraddistinta sempre, comunque nei momenti di difficoltà, quello di stare vicino, i boys l'hanno sempre fatto, comunque hanno fatto anche delle iniziative importanti, quello di cercare comunque di sostenere la squadra. Poi è chiaro che a fine anno si faranno i conti, tra virgolette, i conti, nel senso si farà e si criticherà quello che è il risultato, sperando che invece il risultato sia quello giusto, perché comunque Parma, la città di Parma merita una squadra in Serie A,
è troppo importante. Io ho una domanda, ti rubo il posto, Lorenzo, per Antonio. Su un giocatore, perché secondo me è un giocatore che anche quello, cioè noi ne abbiamo parlato poco stasera, però dichiarazioni passate e rendimento attuale, al di là che ieri ha fatto un paratone, ma sempre. Ieri si è buttato, ieri ha fatto un paratone, però in generale il rendimento di Sepe va dietro al filone, secondo me va dietro alla negatività che si sta trascinando tutta la squadra. Anche lui forse è il minore dei responsabili, però anche lui qualche, e Antonio lo sa perché glielo ho esternati spesso, io l'unico che salvo dei vecchi comunque, oltre a Kuzka, che ormai vabbè, quello è palese, è Gagliolo, che sotto il punto di vista dell'impegno, anche se per me è un giocatore sgraziato, ha fatto più di quello che doveva fare, ma Gagliolo lo salvo tendenzialmente. Scusami, questa Antonio, è la domanda. Anche gli altri si sono impegnati, Massimo. Scusami, Antonio, l'impegno sì, per carità, non parlo di impegno, parlo di cattiveria agonistica. Ma quella è una caratteristica del giocatore, che te poi pretende. Lo so, però dai giocatori. Dai giocatori navigati mi aspetto molto di più, esatto, che rispetto a quello che fa vedere Gervinho o Kurtic. Che cosa? Prima c'era, esatto, Kurtic, un altro giocatore che era in procinto di essere ceduto e voleva anche andare via a gennaio. Prima c'era era passato un messaggio, non mi ricordo di chi, se riusciamo a recuperarlo bene, qualcuno che diceva che non si sarebbe dovuto guardare il prezzo, si sarebbe dovuto tenere Barilla perché era uno che sputava sangue, letto. Sputava sangue, giusto, ha ragione Leonardo. Leonardo comunque, sì, eccolo qua, esatto, il prezzo non fa testo, Barilla è stato pagato un soldo di calcio, ma correva e sputava sangue, oggi sono tutti con il freno a mano tirato e con la paura di fare il passaggio. Beh, certo, quando poi ti ritrovi che al primo tiro in porta gli avversari ti fanno gol e poi perdi le partite, entri in quel loop mentale che è difficile poi da scordare. Antonio, il portiere, dimmi cosa ne pensi, che mi interessa. Però mi fai dire, se no poi, perché non è che abbia una grande memoria, su Gervinho per me, siccome si era parlato della fascia di capitano, per me, e credo che se la memoria non mi inganna, abbiamo un grande capitano con noi, un ex grande capitano, è anche uno, è vero, tutti i parametri che sono stati detti per scegliere la fascia di capitano, però un capitano che in campo non parla penso che sia un fattore penalizzante alla fine, no? Che non parla né con gli arbitri né con chi ha a fianco, perché io lo vedo sempre abbastanza isolato. Gigi Apolloni, più che un capitano, direi un monumento a Parma, mister, se non sbaglio, dall'87 o dall'86 fino al 99 in maglia giallo-blu. Come? È un 87. 87. No, io non ero ovviamente ancora nato, ci tengo a precisarlo, però mi sono documentato. E qui abbiamo le foto anche, vediamo Gigi Apolloni in azione. Poi dopo Apolloni è stato anche collaboratore nel Parma 2005-2006, collaboratore tecnico di Mario Beretta, che era stato nostro ospite qualche settimana fa. Qui invece Apolloni che marca Baggio. No, precedentemente anche con Gedeone Carmignani, quando c'è stata la salvezza, era collaboratore anche lì. Quando si è onorato Baldini la squadra Gedeone Carmignani. Quindi, ricollegandomi alla domanda di Antonio Buellis, un capitano che non parla in campo, cioè Apolloni il campo del Parma l'avrà calcato 500 volte, credo, in carriera, e quindi sa cosa vuol dire essere un riferimento, essere un capitano per i compagni. Mister. Secondo me, scusa. Sì. Io vengo da ho avuto la fortuna con giocare con giocatori, ho visto anche giocatori importanti e capitani che hanno fatto, ecco, che erano punti di riferimento. Parlo di giocatori che ho avuto come Lorenzo Minotti, che è stato un capitano importante per il Parma e un punto di riferimento, ma l'ultimo è Lucarelli è stato un altro giocatore straordinario in campo, perché era l'esempio e poi soprattutto era una guida. Poi aveva il suo modo, magari tra virgolette, di allenarsi, perché era particolare tra virgolette, però quando c'era da pedalare e da lottare era sempre in prima linea. Quindi sotto quell'aspetto lì, il capitano deve essere una figura, ripeto, che ti dia tranquillità, serenità e sproni, ecco, magari nel ma Gervinho questo lo fa, se traduco la domanda di Antonio. Gervinho non è questo tipo di capitano, almeno questo è l'impressione, è un carattere che diverso probabilmente adesso.
Adesso non è che stiamo discutendo il capitano o non capitano, perché chiaramente quando sei in campo diventa capitano di tutti, perché dallo stesso Sepi fino ad arrivare a Cornelius ci si dà una mano, si urla, poi è chiaro che il capitano è quello preposto che parla con l'arbitro, però comunque il fatto di non è la discussione del capitano, oh, certo. Scusate, io mi sono messo anche a ridere, perché anch'io è stato premiato per le presenze, quindi il capitano è quello che ha più presenze, però ripeto, probabilmente questa è un'ottica societaria, un'ottica allenatore, un'ottica di sì, forse qui la scelta di D'Aversa. Non sarò io comunque Max il sostituto di Sepe, per spronarlo, per caricarlo, perché magari con la fascia magari può pensare, io dico, sto facendo un esempio, sto dicendo un esempio, ecco, probabilmente col fatto della fascia pensa che magari c'è una coccola, no mister, una specie di coccola rivolta al giocatore, un modo anche per farlo sentire importante, dato che forse probabilmente non lo so, probabilmente, ripeto, perché magari Gervinho io la sua voce non la conosco, non l'ho mai sentito. Sento la voce di Kučka magari quando adesso nelle partite che si vedono, ma quella ripeto, è una caratteristica del giocatore, è il suo modo di essere, quindi non è che io ho visto capitani che erano in silenzio. Baresi è stato un grandissimo capitano del Milan, silenzio, non ho sentito parlare. Te non eri ancora nato, no, però Baresi ha fatto la storia. Baresi io non lo sentivo mai parlare, non ho mai sentito parlare, però la sua presenza la sentivi, perché comunque ci arrivava attraverso l'esempio, cioè quando doveva dare la legnata uno la dava. Dai, Antonio e Max, tiriamo le fila. Antonio, io voglio ascoltare Antonio, che lo ascolto sempre con il tiro. Antonio, perché su Sepe aggiungi... No, ma non sono ironico, Antonio, non sono ironico. No, lo so. Antonio, su Sepe aggiungo quello che ci ha scritto adesso in diretta su Facebook Mattia Brianti. Ho visto questo messaggio, diceva che nel rendimento di Sepe possono pesare anche le dichiarazioni pesanti che aveva rilasciato il suo agente in quest'estate. Baresi alzava la mano ed era fuori gioco, dice Matteo Menozzi, quindi per far capire il carisma di Baresi. No, tornando su Sepe, diceva le dichiarazioni polemiche dell'agente, del calciatore, possono aver fatto venire meno, possono aver fatto scemare l'attaccamento alla maglia del portiere napoletano nei confronti del Parma. Ma io credo che la risposta l'abbia data già il mister, cioè in un anno in cui ti va tutto storto, anche quelli che magari fino all'anno prima avevano avuto un rendimento al di là del carattere che ha sempre diviso la piazza, però ha avuto un rendimento sicuramente sopra la media, tra quelli che io inserisco tra i giocatori importanti, fondamentali nelle due precedenti salvezze. Poi ripeto, quest'anno gira male per tutti, è difficile quando gira male per una squadra trovare due o tre che si salvano, quindi poi sulle dichiarazioni del procuratore di Sepe devo dire che si sono creati diversi problemi, non solo su Sepe ma anche su altri giocatori. Poi ognuno tira l'acqua al proprio mulino, fa il proprio gioco, cerca di vendere il suo prodotto come meglio riesce, quindi ma ripeto, torniamo all'origine del problema. All'inizio di questa stagione ci sono stati una serie di incongruenze che ci siamo portati avanti. A determinati giocatori era stato detto che erano sul mercato, che la società avrebbe cercato di anche per alleggerire il monte ingaggi eccetera, di trovare delle nuove sistemazioni, poi non se n'è trovata una per una serie di ragioni, che la colpa non è certo della società, ricordiamoci che siamo in piena pandemia e dove non c'è un euro in sostanza per fare mercato. Era molto difficile, ma te ne posso elencare tanti oltre a sé, per Bruno Alves, lo stesso Kurtic non è andato via perché non c'era l'offerta economica adeguata, parliamoci chiaro, lo stesso Gervinho, perché se fosse arrivata un'offerta anche molto bassa, forse Kurtic il Torino si era esposto abbastanza, è stato più che altro D'Aversa volerlo... ma non c'era un'offerta in denaro concreta, non c'era denaro sul tavolo, quindi davanti, e tu l'avevi pagato 3 milioni 3 milioni alla squadra, certo. Questo è un investimento che probabilmente non riuscirai mai a ripianare. Antonio, ti faccio una domanda flash, perché qualche telespettatore, qualche utente dei social ci chiedeva: ma domenica rivedremo
rivedremo D'Aversa in panchina. Oggi si diceva che ci fosse stato un confronto con la società, c'è ancora D'Aversa. Nel frattempo, ciao Gigi e Max, che bello rivedervi. Marco Rastelli, grande Marco. Ciao Marco. Lo rivediamo D'Aversa? Sì, direi che insomma sono le 19.05, non abbiamo sentito niente di, no? Tutto va bene. Diciamo che l'unica variante è Kraus. Se Kraus si dovesse svegliare e decidere di fare la rivoluzione, ovviamente ne ha tutti i diritti e i poteri per farla. Ad oggi, lui diciamo in America che, qualche ora indietro. Diciamo che l'ambiente Parma è stretto attorno ad Aversa. Però, ripeto, l'ultima parola spetta a Kraus e ultimamente, soprattutto anche, ripeto, dopo le parole pubbliche pronunciate ai sei giornalisti che eravamo lì, e poi ti ritrovi a fine partita con un altro atteggiamento, con altre dichiarazioni eccetera, quindi ripeto, la valutazione è nelle mani della famiglia Kraus, di Chile e dei due figli, ma con la componente parmigiana ovviamente che fa da scudo verso D'Aversa. La situazione al momento è questa qui, da quello che si può sapere ovviamente, perché non siamo dentro. Andiamo subito da mister Apolloni. Potrebbe essere un'ultima spiaggia quella l'Udinese per D'Aversa. Prima vedevo anche qualche amico che ci suggeriva che queste provocazioni da parte di D'Aversa potrebbero aver stufato, passatemi il termine, il presidente americano del Parma. Quindi forse l'ultima chance è domenica. Cosa diciamo su questo? Non so, adesso questo purtroppo non so quello che pensa la società. È chiaro che se i risultati non dovessero venire, si può pensare anche a ribaltone, ma in questo momento qua, secondo me, la cosa importante, visto che hai accantonato il progetto, tra virgolette, perché l'hai accantonato momentaneamente, perché devi arrivare alla salvezza, hai preso uno come D'Aversa, perché D'Aversa è chiaro che ha un modo di pensare diverso da quello che era all'inizio di Liverani, e devi andare avanti con quell'idea lì, se no torni indietro, e è chiaro che poi scombussoli ancora di più un po' la... E ricominciare sempre da capo sarebbe un problema. Apolloni fa venire la nostalgia di una vera disciplina, Pier Thomas dell'Erba. Qualcuno diceva Apolloni subito, vogliamo Apolloni subito in panchina, ho visto anche questo. Pier Thomas, dovevi vederlo quando veniva a fare allenamento a Carignano con me o a Marzolara. Eccolo qua, Andrea Busso, mister Apolloni subito. Max, era bei tempi quelli, dai. Bei tempi, quando si poteva giocare. Fisicamente, adesso gli acciacchi, guarda, sono venuti. Dimmelo a me. Quegli allenamenti lì. Porca miseria, però scusate, Leonardo Levati dice una cosa che adesso è che lui dice vabbè, troppi giocatori grazie a Fagiano, però anche la partenza di Fagiano, anche quella era un segnale, no? Quindi su quella che era la linea societaria, cioè adesso io voglio dire, era un segnale anche quello. Ora, io l'ho scritto in un messaggio la scorsa puntata, però secondo me è vero che hanno l'Atalanta ha un settore giovanile completamente diverso, però in quel campionato 2016-2017 Gasperini le prime 5 partite fece un punto, era veramente sulla graticola, lo volevano esonerare. Lui con personalità mise fuori i senatori, mise dentro dei giovani. E a novembre era già a ridosso della Europa League. Quindi secondo me è evidente che fare un paragone forse un po' azzardato, perché non si conosce la situazione di quei giovani, non si conosce. Però secondo me lui azzardò parecchio, lui era veramente sulla graticola. Ma tra l'altro adesso vedevo passare questo commento, c'è gente a Parma che è stata esonerata per molto meno, ci scrive Gaetano, non so se il riferimento è al qui presente Gigi Apolloni, sicuramente il rendimento, stiamo sul presente, il rendimento di D'Aversa, un punto in 6 partite è oggetto di valutazioni e di critiche, questo d'altronde mister credo che si possa essere d'accordo nel dire che quando uno sceglie di fare l'allenatore sa anche di essere al centro del bersaglio, no? Al centro del mirino della critica. Fagiano, con tutti i soldi che ha speso Carli, avrebbe fatto uno squadrone. Qui ne adesso... aspetti Fagiano, occhio, perché sennò... ecco, sì, attenzione, io prendo un altro dato su questa cosa qua che dice, adesso non mi ricordo il nome del ragazzo,
quando fu esonerato, ecco, con tutti i soldi avrebbe fatto uno squadrone. Quando fu esonerato Gigi, e lo dico con amarezza anche, quando fu esonerato Gigi, è vero che poi alla fine vinse un derby, che non è una bella controprova, se l'avrebbe potuto vincere anche Gigi. Quindi, però gli comprarono un sacco di giocatori ad Aversa. Sì, e Fagiano gli comprò un sacco di giocatori, ok? E la rosa cambiò di parecchio, ok? Il materiale a disposizione era ben altro poi alla fine, con tutto il rispetto per i giocatori che c'erano prima, alcuni anche, cioè alcuni erano diventati anche amici, per carità. Mi viene in mente qualche nome, giustamente queste considerazioni le facciamo noi, non sarebbe carino farle fare a mister Apolloni. No, ma infatti lui non le deve fare, tu stai zitto Gigi adesso. In Serie C quando incominciano ad arrivarti un portiere come Pierluigi Frattali, che ha dimostrato a mio avviso anche di starci in Serie A, Simone Jacoponi, che attualmente gioca in Serie A, Nino Barilla, che è andato via qualche mese fa, poi chi c'era? Scaglia sulla fascia. Cioè, prima giocavi con i giocatori che c'erano in Serie D. Serie D vuol dire mondo dilettanti, e io e te, Max, sappiamo bene cosa vuol dire fare dilettanti, no? Sì. Sì, quindi, è veramente la battaglia. La squadra quello cambiò. Che dicevo prima, scusa Lorenzo, quello che dicevo prima, i soldi Fagiano li ha spesi, ne ha spesi tanti, perché se poi si è arrivati ad una cessione societaria o a dover rinforzare la società con l'ingresso di nuovi soci che portassero liquidità e garanzie maggiori, è perché per arrivare dalla Serie D alla Serie A si è fatta una follia, no, economicamente, perché è fuori dalle logiche attuali del mondo del calcio, cioè di sostenibilità, di crescita di settori giovanili, eccetera. E oggi, per rincorrere quei ritardi che si sono accumulati, si è sempre costretti a investire ancora cifre fuori da ogni logica. E quindi in un periodo in cui, tra l'altro, dove non saprai mai se questi investimenti fatti oggi ti ritorneranno indietro, perché da quello che si sente, da tutti gli studi di settore, eccetera, in realtà il valore dei cartellini giocatori dovrebbe andare a diminuire, c'è chi dice addirittura dimezzarsi, gli stipendi non saranno più quelli di oggi, quindi in realtà oggi fai un investimento, ma domani quell'investimento potrebbe essere la metà. E quindi, pensare che abbia pagato manco 15 milioni, cioè un domani è un azzardo. Ecco, ma anche qui, vedi, l'investimento su Mano poi crea un problema poi di campo, perché appunto uno pagato 15 milioni... Non lo fai giocare. Pubblica, il tifoso pensa che debba giocare, che no? Debba giocare, poi non è così. Antonio, c'è qualche messaggio arrivato negli ultimi minuti per mister Apolloni, che siamo quasi in chiusura, così glielo leggiamo. Come quasi in chiusura? Mi avevi detto che stavamo fino alle 9 qui a chiacchierare. Chiedo conferma alla regia, se me lo dicono negli auricolari, mister Apolloni un vero signore, difende da Versa con eleganza, vito la Fiandra. Poi c'era Munari a gennaio in C, acquisto da ACI, suggerito. Giusto, Simone. Giusto Simone. Gianluca Paletti, diciamo la verità, all'epoca dell'esonero di mister Apolloni, non Ampolloni, quello è Apolloni, una svolta era necessaria, non per la sua persona ma per tutto l'ambiente che era entrato in un loop molto critico, me lo ricordo bene, dice Gianluca. Sì, poi si creano anche queste condizioni di avversità e a volte basta, che è una cosa che io mister non mi spiegherò mai nel calcio. Però è un po' quello che dicevo io prima, cioè secondo me cambia tutto. Tu Gigi stai zitto adesso, non parlare, però secondo me all'epoca a quello staff tecnico era stato messo a disposizione un budget e loro hanno fatto in base a quel budget, e quando arrivò Fagiano ed Aversa usarono completamente un altro budget, perché secondo me alcuni giocatori avrebbero fatto gola e comodo anche a Gigi, no? O a Minotti ai tempi, o a Galassi, anche Andrea, avrebbero fatto gola anche loro, però è evidente che il budget probabilmente era diverso. Come dicevi tu e come ci ricordava in questo ultimo commento social il nostro telespettatore, c'era il calcio biologico, c'era un calcio a costo zero, no? Quindi... Sì, che io non ci ho mai creduto troppo, quella roba lì del calcio biologico, e Gigi lo sa, però era una linea, era una cosa che si usava e si diceva, io non ci ho mai creduto troppo, il calcio purtroppo è questo, cioè ti devi muovere in quel modo, non puoi fare, cioè
devi scendere comunque a compromessi sempre, se vuoi vincere devi spendere, c'è poco da fare, e devi spendere bene, perché come diceva Antonio, bravissimo, devi costruire, spendere bene per costruire, perché oggi noi stiamo spendendo, come lui ha portato l'esempio di Mann, che secondo me è l'emblema, cioè tu spendi 15 milioni per un giocatore, poi non lo usi, al di là del fatto dei contrasti, la società dice una cosa, da Versa l'ha imposta in un altro modo, però ti trovi con un giocatore che, metti il caso e facciamo le corna e tutti gli scongiuri del caso, vai in Serie B, ti trovi con un giocatore che hai pagato 15 milioni, come dice giustamente Antonio, dice che ritorno avrò poi alla fine con tutti questi soldi spesi. E secondo me in questo, esatto, in questo manca veramente una figura in società di questo tipo, che faccia questi tipi di ragionamenti anche, e perché dopo di conseguenza l'allenatore lo trovi. Su questi ragionamenti noi abbiamo un allenatore che oggi noi abbiamo un allenatore che quella linea non l'ha sposata, cioè mi dispiace, è con questo carino. Io non giusto o sbagliato io non lo so, non voglio neanche entrarci, non giudico da Versa per questo, ma lui palesemente non l'ha sposata. Poi dopo le cose sulle conferenze stampe per me sono errori madornali che non dovrebbe mai fare. Però il dato oggettivo è che lui non l'ha sposata, e noi ci troviamo in una situazione dove la società ha una linea, l'allenatore ne ha un'altra, e c'è un'incoerenza totale, e si vede quando vanno in campo alla domenica i giocatori e chi va in campo alla domenica. Il risultato, Max, alla fine è una gran confusione. Esatto. Andrea Marca su YouTube scrive: comunque il Genoa rosa decisamente inferiore, con Ballardini si è sistemato. Mister Apolloni, alla luce di questo messaggio, riprende anche qualche curiosità che ci chiedevano in precedenza da Facebook e da YouTube, quante percentuali diamo al Parma di salvezza? Visto che, cioè, gli avversari sono Genoa, l'Udinese, no? Le conosciamo, quante percentuali? Io parto sempre dal principio, non è tanto la percentuale o meno, io parto dal fatto che la squadra, comunque la maggior parte dei giocatori che erano dello scorso anno hanno dimostrato il loro valore, hanno tutti i mezzi secondo me per poter arrivare all'obiettivo finale, quindi la cosa importante secondo me è lavorare sotto questo punto di vista qui e credere nel lavoro che si va a fare, perché se poi la società non sente più che non c'è questo credere, allora è chiaro che poi diventa difficile, ma la cosa importante secondo me è proprio credere nel lavoro e credere nell'obiettivo finale. Ripeto, guardando di partita in partita, perché se uno si mette lì a tavola e poi mancano 16 partite, io devo fare questa, adesso che c'è l'Udinese. Sì. Punto, basta. Non pensare altro, perché l'unica maniera per arrivare all'obiettivo è scalare, è fare un passo alla volta, non già 10, ne fai uno alla volta. Dobbiamo vincere contro, chiaro che dobbiamo vincere, però non vinciamo contro l'Udinese, non è ancora finito niente, nel senso che la matematica ancora non condanna questo. Quindi secondo me devi continuare a lavorare per arrivare all'obiettivo. Ma è chiaro che se alla fine i conti non tornano, e poi dopo lì si farà tutti i vari processi, tutto quello che è. Però secondo me la cosa è incanalare le energie, proprio io, questo è quello che è nel mio modo di pensare il calcio da giocatore e da allenatore, che devo incanalare le energie su quello che è l'obiettivo, punto, basta. Tutte le altre cose che disturbano non devono esserci, deve esserci l'obiettivo finale, è questo, ok, devo, per arrivare lì devo fare questo passo e lavoro per questo passo. Poi finita questa partita Udinese c'è lo Spezia, pensare allo Spezia. Poi ripeto, questo, il calcio è questo, non è questione di pochi pensieri e un obiettivo alla questo che ha detto Gigi, secondo me è da bravo allenatore e concordo pienamente. E mi viene in mente che alla conferenza stampa di presentazione della partita, D'Aversa disse: noi andiamo a giocare una finale, e come ha detto Antonio, bravo, giustamente, Max. il primo quarto d'ora io ho detto: cavoli, hanno capito davvero che sono d'accordo con te. Poi dopo invece sono venuti fuori tutti i limiti. Sì. Detto questo, per me, se il Parma fa quello che ha detto Gigi, allora ci sono delle possibilità concrete, perché quello che ha detto Gigi secondo me è quello che deve fare un bravo allenatore, non un fenomeno, un bravo allenatore, uno che è degno di essere chiamato tale, come lo è anche D'Aversa, io credo che lo sia,
se fanno questo, se non lo fanno e rimane lo stato attuale, ad oggi per me il Parma ha il 15-20% di possibilità di salvarsi. 15-20%. Antonio, tu invece con la matematica come te la cavi? Percentuali? Secondo me le percentuali ci sono, i numeri ci sono, ragazzi, in 16 partite si può fare un sacco di punti, non dico che le vinci tutte, però insomma, forse la cosa più preoccupante è che alla fine la lotta solo tra quattro squadre in questo momento. E sono poche quattro, considerando che se ne salva solo una di quattro. No, poi Antonio, guarda, ti butto lì così un sì. dato. Con 8 vittorie fai 8, 16, 24 punti. Cioè, il Parma deve fare 25 punti per arrivare quasi a 40, ecco, e non ci arriverebbe con, perché siamo a 13, quindi... Ma poi bisogna... Ma io... Sì. Rimarco... Scusa. No, vai Antonio. Allora, no, io rimarco quello che ha detto Gigi, cioè nel senso che questi numeri, secondo me... sono reali, secondo me ha ragione Antonio, cioè nel senso che la possibilità concreta c'è, che va sposata assolutamente a quello che ha detto Gigi, e qui permettimi Gigi, te stai zitto, tappati le orecchie e fai finta di niente, però questo anche nel panorama nazionale, a volte anche a Parma, Gigi su questo è stato anche fatto passare in secondo piano, perché Gigi come allenatore, e io lo dico perché lo seguivo, lui lo sa, io lo seguivo a Modena, andavo a vedere gli allenamenti perché a me piace, questo vale anche nei dilettanti, è un allenatore che è molto attento ai particolari, è molto quello che oggi ha detto Gigi Apolloni qui, quello di guardare cosa manca e lavorare su quello, Gigi lo ha sempre fatto, e questo purtroppo a Parma in parte gli è stato riconosciuto, ma in parte no, ma anche a livello nazionale è un allenatore al quale non è mai stato riconosciuto questo, ma io sfido chiunque, bisogna andare a vedere gli allenamenti che faceva Gigi, io ne sono andati a vedere, e non solo a Parma, perché poi dopo è comodo dire, ah ma te è un tuo amico a Parma, no, però Gigi sì, è un mio amico, non lo nascondo, non mi devo mica vergognare, lo conosco da 30 anni e mi fa piacere, ma Gigi è anche una persona che se io che sono uno che allena nei dilettanti, gli dovevo fare un appunto, glielo facevo e lui lo accoglieva e ci ragionava, però andare a guardare gli allenamenti di Gigi, lui lavorava su queste cose, ecco, secondo me D'Aversa non ha sicuramente bisogno di consigli, magari lo sta facendo, ma è questa la chiave per sposare, poi per ascoltare i consigli. Questo è un bel messaggio. No, non solo saper ascoltare i consigli, quello, ma anche saper lavorare, come ha detto Gigi, riuscire a lavorare su quelle che sono le criticità, ok? Per poterle sposare a quelle realtà, a quella possibilità concreta che Antonio ha detto e che io concordo pienamente. Cioè, per quello che io dico, se il Parma riuscirà a fare questo, quello che ha detto Gigi, riuscirà a ottenere i numeri e le possibilità che diceva Antonio. Se non lo farà e rimarrà quello di oggi, oggi c'è il 15-20% in questa situazione per me. Certo, vabbè, ovviamente quella classifica... Scusate il pistolotto. No, beh, Max, tranquillo. Sì, mi fai aggiungere solo due cose, sì, rispondere. L'ultima domanda per Apolloni, vai Antonio. Sì, alle numerose domande, anche una domanda che mi avete fatto prima, in realtà volevo farti, sì, vai. Nei prossimi 2-3 mesi, così è stato detto venerdì, sì. Sabato, anzi da Kraus, arriveranno due figure dirigenziali all'interno del club, una è già occupata con un'altra squadra, quindi il contratto riscadrà a giugno e quindi per forza di cose andremo a fine campionato, e l'altra è il casting in corso d'opera, diciamo. E l'ultima cosa sull'allenatore, sì è vero, cominciano a girare i soliti nomi, quello di Zenga, ecco, per arrivarci, che non lo stiamo facendo noi, però è quello che sta girando un po' dappertutto, forse perché si fa la semplice operazione, l'addizione Carli più Zenga, 1+1=2, visto che Cagliari. Però insomma, ripeto, al momento attuale non c'è idea di cambiare allenatore, ecco. Ma una battuta la mia, un ritorno di Apolloni, cioè voglio dire, un ritorno di Apolloni magari non a Parma, ma un ritorno di Apolloni dove e quando, mister? Cioè quando sarà possibile rivedere Apolloni in panchina? Lo spero presto, non è facile in questo mondo, soprattutto è un mondo complicato, vedi quell'allenatore a cosa è costretto a fare. Certo. Ma sì, diciamo il percorso di Apolloni, che adesso qui, ecco, con questa bella foto
lo immortaliamo nel giorno, credo, della festa, della vittoria del campionato di Serie D. Esatto, il giorno della festa di promozione. È rimasto indissolubilmente legato, mi viene da dire, mister, specialmente a due territori, sempre in ambito emiliano, cioè Parma e Modena, no? È lì che la carriera di Apolloni allenatore si è scritta anche a più riprese. Poi ragazzi, scusate, qui mi permetto di dire alla Reggiana che va bene, qui, sì, vabbè, però io mi permetto di dire che l'ultima salvezza che ottenne Gigi a Modena fu veramente qualcosa. Io me la ricordo bene perché lo seguivo, cioè ero sempre sul pezzo, come si dice in modo giornalistico. Ma Gigi lì fece veramente un capolavoro in quell'ambiente, e io andavo a vedere anche gli allenamenti lì. Per questo che io vi dico, cioè non è che parlo di Gigi Apolloni amico, parlo di Gigi Apolloni professionista. Quell'anno fece veramente un capolavoro, ve lo dico poco francamente. Una situazione abbastanza analoga a quella di quest'anno, no? Se vogliamo magari trovare delle analogie, dei parallelismi, un Modena quasi spacciato, arrivò Apolloni in Serie B, prese la squadra dal fondo della classifica e la portò a una salvezza. Poi continuò anche il ciclo l'anno dopo. Conoscevo già l'ambiente, conoscevo i giocatori, sì. Quindi non è stato difficile. Ecco, per questo, secondo me, è stato giusto, ecco, richiamare D'Avezzo, proprio perché la maggior parte dei giocatori li conosce, e soprattutto i giocatori conoscono quelle che sono le idee di calcio di D'Avezzo. Quindi, secondo me, è stata la giusta logica, ecco, richiamare un allenatore che magari riesce a toccare quelle corde importanti a quei giocatori che hanno dato tanto nel Parma negli anni addietro. Io devo ricordare anche Nuova Gorica, non è che vorrei dire anche, io sono andato anche a Nuova Gorica, ti ricordi Gigi? Ha vinto la Coppa, diciamo, la Coppa Slovena. Io sono andato a Nuova Gorica e anche lì ho avuto la fortuna di vedere gli allenamenti, la rifinitura, come preparava i dettagli, e vedere anche l'ambiente com'era anche rispettato come allenatore. Che poi ha vinto una Coppa. Nuova Gorica, è retrocesso Nuova Gorica. Lo so. Dopo. Però ti ricordi? Io mi ricordo che conobbi Daniele Vicius, che mi parlò molto bene di Gigi. Mi parlò veramente molto molto bene. Daniele Vicius, insomma, era un bel giocatore. Antonio Boellis lo vedevo scalpitando sul Nuova Gorica. Scusami Antonio. No, non voglio fare l'avvocato di nessuno, anche perché non penso che ne abbiano bisogno, però Apolloni come Carminiani, come Beretta, per citare alcuni degli allenatori che sono passati qui da noi in trasmissione, sono quelli che non frequentando le stanze dei palazzi, diciamo, no, a volte magari si vengono dimenticati o si dà più ragione a certa gente che sa vendersi meglio, diciamola così. Siccome poi chiaramente le squadre sono quelle, tra Serie A, Serie B e Serie C, gli allenatori sono tanti, a me sembra che soprattutto man mano che si va avanti vanno avanti sempre quelli che sanno vendersi meglio, ecco. Poi Antonio, anche un discorso, no, di categorie, cioè un allenatore si specializza in Serie B a fare delle promozioni e continua ad allenare in Serie B perché dicono questo è bravo per fare Serie B, oppure faccio un nome, ad esempio uno come Iachini, ormai è riconosciuto a livello mondiale che è un allenatore bravissimo a subentrare in corsa, ma non è bravo a partire dall'inizio della stagione, quindi poi alla fine anche per un allenatore, no, Apolloni, partono questi meccanismi, queste dinamiche, queste etichette che sono difficili da scrollarsi. A me fa molto piacere quello che ha detto Antonio, perché intanto perché dimostra di sapere cos'è il calcio oggi, ok? E che quindi, cioè, secondo me, sta proprio in quei termini. E io aggiungo che è così anche nei dilettanti, sai? Ah, sì. Cioè, è così anche nei dilettanti, Lorenzo lo sa bene. Cioè, chi si sa vendere bene, Gigi ha per me è una dote, ma in questo calcio, in questo mondo, purtroppo ha l'umiltà, che è una qualità che hanno veramente in pochi. E lui ha umiltà perché è una persona pacata, perché è una persona, però è una persona. La trasmissione non era su di me, Va a girare, era su Max Ravanetti. Adesso guarda, se vuoi c'è la chitarra là dietro, Max, e ti suona una canzone. Max, noi abbiamo dei ricordi straordinari quando andavamo lì da Pozzetti, che ti stanno ancora aspettando i danni. Sì.
perché io e Gigi, questo è un aneddoto che secondo me possono, io e Gigi andavamo insieme da Bozzetti, perché io mi ero rotto i legamenti, lui il tendine d'Achille, e quindi stavamo là praticamente dalla mattina fino alla sera, io, lui, Mario Stanic, e poi dopo si andava a mangiare fuori insieme, ma da Bozzetti abbiamo fatto dei danni, cioè io ho fatto dei danni, ho fatto delle robe, andavo a fare le gare di tuffi in piscina, buttavo le persone in piscina, ce ne ho fatte di ogni. Da Bozzetti ci siamo passati un po' tutti, anche sottoscritto, sì. Quindi saluto tutti il PR che mi ha curato uno, esatto, delle due ginocchia. Perché... Claudio è straordinario, guarda, è stato paziente con Claudio, perché a un certo punto secondo me se ci buttava fuori faceva... Pensa che una volta ero a casa, io non avevo il telefonino ancora, mi ha chiamato Stanic a casa, mi fa: mettiti il costume che andiamo da Claudio a fare una gara di tuffi. e siamo andati là, io e Stanic, a fare delle gare di tuffi. Per chi non lo sapesse, diciamo che la piscina del CPR, cioè del centro riabilitativo Parmense di Bozzetti, è molto bella, ma non è grandissima, cioè non è grande, no, esatto. adesso è grande. Certo, però non diciamo che non è proprio adeguata a fare i tuffi, anche perché magari ci sono delle persone un po' anziane che fanno, esatto, e allora tirai fuori tutta l'acqua, l'acqua. Con le bombe. Sì. Abbiamo tirato fuori anche questo Amarcord, sì, proprio in chiusura di puntata, bellissimo. Io direi che non appena la situazione lo consentirà, Sport Parma dovrà essere testimonial o media partner, come si suole dire adesso, di una delle amichevoli tra gli amici di Max e la squadra futura di Gigi Apolloni. Quella sempre. Alla grande. È come noi col Parma Calcio di Scala, quando ero giocatore, noi facevamo un'amichevole che andavamo su a vicino Tizzano, a Lagrimone. Sì, e quella era la partita, diciamo, iniziale, e poi c'era un'altra partita importante che facevamo a Basilica Gogliano, che quella lì fatta ogni anno, perché adesso è scomparso purtroppo il sacerdote di Basilica Gogliano, Don Luigi, che praticamente era obbligo quella partita lì, perché diceva: quella lì è la partita importante, perché quella mi porterà, in effetti. Siamo andati lì il primo anno con Scala, nell'89-90 abbiamo vinto il campionato dalla Serie B alla Serie A, l'abbiamo fatto sempre, questa amichevole che facevamo a Basilica Gogliano era praticamente inizio prima del campionato, quindi fine agosto, nei giorni del ritiro, dopo il ritiro l'abbiamo fatta, siamo andati in Coppa UEFA, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, cioè ogni anno era, diciamo, ecco, quella con Max è questa. Ecco perché in Serie D, allora è stata riproposta. Perché l'ha fatta anche con Nuova Gorica, amichevole con Max. È vero, l'ha fatta anche con Nuova Gorica, a Collecchio l'abbiamo fatta, sì, è vero. Allora Max, facciamo una cosa, io e te dobbiamo metterci d'accordo per capire da che parte starò io, cioè se a commentare o in panchina nei dilettanti. Io voglio te a commentare, Antonio in panchina con me a fare tutta la cronaca, dai, poi il servizio finale. Tra l'altro è venuto un messaggio fuori che diceva, sì, e qui faccio i complimenti a voi perché la vostra trasmissione è veramente bella e piacevole. Adesso qui ormai abbiamo divagato, però è molto bella su tutte quelle che sono le vicissitudini del Parma e di quello di cui si parla. Però c'era uno che diceva che faceva i complimenti perché prima c'era Gian De Biagio, oggi Apolloni, che hanno vinto a Wembley, ecco, io avrei vinto, ho ben figurato le baganzie di... No, guarda Simone, sono arrivato ultimo anche lì, io invece anche le baganzie di sono arrivato ultimo. Salutiamo Simone Carpanini che tornerà domani, no Antonio, con uno dei suoi programmi, cos'è quello sul ciclismo domani? Ciclismo. Domani allora se traguardo grande Simone, appuntamento da non perdere con la conduzione di Simone Carpanini, che però segue sempre anche il Parma, quindi ci commenta. È stata 1:33 bellissima, insieme a Gigi Apolloni e a Max Ravanetti. Ci siamo ripromessi di ritrovarci quando le condizioni sanitarie ce lo permetteranno fare, e soprattutto quando arriverà il contratto nuovo di Gigi Apolloni, a fare l'amichevole. Speriamo di festeggiare la salvezza del Parma, vai. Speriamo. E poi ovviamente Max, come dicevamo, io e te stileremo la squadra dei dilettanti, dopo vediamo
facciamo commentare tutto da Antonio, fa l'intervista. Vabbè. Oppure faccio il vice di Apolloni, io mi metto disponibile anche per il vice di Apolloni. Benissimo, benissimo. Mister, sono un ottimo vice, posso dirlo. Va benissimo, guarda, metto benissimo. Ti ascolto sempre. Con Gigi Apolloni e Max Ravanetti io direi di riproporre un'altra puntata più avanti, anche insieme o separatamente, se vi ha fatto piacere partecipare a quest'oggi a Parma Talk, che è stata una diretta piena di argomentazioni, anche perché purtroppo i risultati negativi del Parma ci stanno dando da parlare. Grazie mister Gigi Apolloni per essere grazie venuto a voi, a tutti. Ci rivedremo in futuro. Max Ravanetti. Grazie a voi e complimenti ancora, davvero, di cuore. Max, con te ci ritroveremo presto, impegni lavorativi permettendomi. Certo. Ritagliati un'oretta, un lunedì o venerdì. Antonio Boellis, con te ci rivediamo senz'altro venerdì, quando ci sarà la 23ª puntata di Parma Talk. Antonio, sì. Chapeau, sono veramente stato molto felice di partecipare con te. Vieni, adesso... quantomeno mi farai delle domande, perché sennò gli altri domande... Abbiamo trovato anche Antonio, il sostituto del conduttore, eventualmente Max Ravanetti. No, non sarei in grado io, non sarei in grado di condurre. Falso umile. Il domandiere. Fa... Grazie a tutti per averci seguito anche da casa, continuano ad arrivare messaggi, forza Parma, dalla Spagna. Grazie Adri. Grande! Ti salutiamo tutti i tifosi, gli utenti da Facebook, da YouTube che ci hanno scritto numerosissimi, ci hanno scritto in tantissimi. Vi riaspettiamo venerdì con una nuova puntata di Parma Talk e ovviamente appuntamento però con il palinsesto di Sport Parma TV che si rinnova già domani con Traguardo Volante in conduzione Simone Carpanini per parlare di ciclismo. Grazie di nuovo a tutti, un saluto e buona serata.